Direi il problema di fondo, l'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale riconosciuto in questo caso alla persona e non può essere un requisito la rinuncia a questo diritto per partecipare a concorsi pubblici, cioè non si può discriminare tra chi esercita questo diritto e chi non lo esercita. Se ci si pone da questo punto di vista un concorso che escluda coloro che sono obiettori e di assai dubbia legittimità, un bando di concorso che preveda questo, e d'altra parte non mi pare che possa vincolare la persona, nel senso che la libertà di coscienza è inalienabile e può essere esercitata in qualsiasi momento, anche successivamente alla nomina. Questo elimina anche il rilievo che un requisito di questo tipo possa essere richiesto o imposto nel momento dell'assunzione.